Perché nel suo slogan, secondo me, racchiude quello che per noi rappresenta, per noi di Fratelli d'Italia, rappresenta Desi, cioè impegno, coerenza e impresa. Questi sono senz'altro i temi che porterà avanti. Tra l'altro intervengo oggi in una giornata particolarmente felice. Avrete visto nelle cronache locali che il vice ministro Gemmato e il sottosegretario La Pietra hanno fatto un grandissimo lavoro per quanto riguarda l'export emiliano, tanto più nel settore agroalimentare, così come festeggiamo il fatto che ieri, su un altro tema legato alla logistica e ai trasporti, il governo Meloni si sia impegnato per l'istituzione della ZLS con l'Emilia-Romagna, quindi accrescendo il valore dell'interporto, e mi riferisco in questo caso a Ponte Taro. Quindi ci servono persone che sappiano fare impresa e vorrei segnalare anche il fatto che, nonostante la nostra regione abbia un colore differente, vi sia una vicinanza al territorio da parte del governo nazionale, che però riteniamo che soltanto con chi sia di questo territorio, ma soprattutto possa parlare con coerenza e merito di imprese, e la storia personale di Desi Bizzi ovviamente ne delinea queste caratteristiche, possa far sì che Parma sia degnamente rappresentata in regione, augurandoci ovviamente di cambiare colore alla regione e quindi di poter implementare quel lavoro che il governo Meloni, grazie al supporto di Fratelli d'Italia, sta portando avanti.